Noi rappresentiamo tutto quel panorama di produttori senza i quali tutto questo probabilmente non esisterebbe. Voglio dire, c'è tutta questa attenzione al cibo, tutta questa attenzione al food, appunto, e se però non c'è qualcuno che lo produce, questo cibo, evidentemente tutto il sistema crolla. Contestualmente però non vogliamo neanche essere coloro i quali si assumono tutto il merito di questo posizionamento del cibo all'interno del mercato, perché allo stesso tempo, se non esistessero coloro i quali inventano, innovano e ci danno a disposizione, mettono a disposizione una serie di tecnologie che possono permettere di realizzare delle produzioni sempre più sicure, sempre più sostenibili e qualitativamente sempre più alte, il sistema non crollerebbe. Quindi diciamo che Confagricoltura si posiziona un po' come un intermediario che vorrebbe tendere a far dialogare i soggetti produttori con i soggetti produttori di materie prime con i soggetti che poi invece si occupano di tutta la digitalizzazione in tutte le sfaccettature che la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica possono dare. La nostra iniziativa Filiere Intelligenti, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una serie di tematiche che vanno a 360 gradi nel mondo dell'agricoltura e dell'innovazione agricola e abbiamo iniziato a svilupparla insieme a Federalimentare, così da chiudere appunto la filiera con Confagricoltura e Federalimentare, CNR, quindi abbiamo coinvolto anche la ricerca scientifica, e Ministero dell'Istruzione, che chiaramente coinvolge le scuole, l'istruzione e tutta la linfa vitale. Il senso qual è? Che noi non vogliamo insegnare le cose alle scuole, così come non vogliamo ricevere totalmente dalla scienza, ma siamo tutti sullo stesso piano. Ognuno dà al gruppo e ognuno riceve dal gruppo. Sta funzionando molto bene. Abbiamo il prossimo evento, che è l'ultimo di avvicinamento all'Expo, il prossimo 10 aprile a Jesolo, e la tematica sarà quella del footprint. Settimana scorsa siamo stati al Jack con la tematica del digitale, che fortemente si lega con questa qua di Citizenships, e poi tutti questi eventi saranno ripresi durante il semestre dell'Expo. Quindi un anno intero di lavoro per mettere in discussione il modello economico agricolo. Noi abbiamo approfittato dell'Expo per metterci proprio in discussione, per dire: ok, il modello che abbiamo è un modello che è veramente efficiente, è un modello che basta a se stesso, oppure abbiamo una serie di strumentazioni che evidentemente non riusciamo a utilizzare al 100% del proprio potenziale? La risposta è chiaramente la seconda. Ci sono tante possibilità che ne sono sconosciute perché è mancato fino ad oggi un dialogo tra vari soggetti che fanno parte della filiera, una filiera chiaramente allargata. E quello che stiamo provando è questo: creazione di un modello di filiera. Il progetto Food Made In è riassuntivo di tutto quello che abbiamo detto, perché sostanzialmente noi come Confagricoltura, giovani di Confagricoltura, abbiamo messo in contatto una serie di produttori trasformatori che produce prodotti di altissima qualità con un gruppo di ragazzi che invece sono degli sviluppatori di piattaforme, avevano già lanciato un distretto online con un percorso avviato insieme a Google, che era un distretto sul microlusso. Insieme abbiamo creato questa piattaforma che vuole essere il primo distretto digitale dell'alimentare italiano. Ci stiamo riuscendo, chiaramente siamo partiti da poco, in 2 mesi e mezzo abbiamo caricato prodotti di 200 aziende, che non sono proprio pochissimi, ma il nostro target ovviamente è molto più alto. Il senso qual è? Dare un servizio maggiore ai nostri associati, che si possono iscrivere gratuitamente sulla piattaforma, e dà loro la possibilità di uscire dalla logica del chilometro zero, che è veramente fine a se stessa, perché oggi il prodotto, per essere veramente valorizzato, deve andare in quei mercati che sono in grado di recepirlo, di pagarlo il giusto e di saperne apprezzare la qualità. Quindi chilometro illimitato grazie all'e-commerce. Sta funzionando. In più abbiamo aggiunto anche tutta una parte relativa a una parte, come dire, esperienziale della vita in azienda, perché insieme ad AgriTourist diamo anche la possibilità di soggiornare in alcune aziende che fanno parte chiaramente di Food Made In e organizzare un percorso di degustazioni intorno all'agriturismo. Quindi diamo un'esperienza che va a 360 gradi per chi vuole conoscere il food, per chi vuole conoscere la produzione, ma anche per chi vuole dormire in dei posti fantastici in campagna.